Buongiorno a tutti, sono Simone De Betta e benvenuti sul mio canale Io sto coi pappagalli. Oggi parleremo di un argomento molto utile perché parleremo di prevenzione di batteri e malattie che potremo eventualmente, accidentalmente, inavvertitamente, se non siamo accorti, attenti e premurosi, portare nel nostro allevamento o nella nostra casa. I posti più pericolosi che possiamo visitare, da cui potremo portare a casa nostra, nel nostro allevamento, dei virus e delle malattie sono principalmente le fiere o gli allevamenti, eventualmente se non sono controllati da veterinari specializzati. Le fiere sono pericolose perché vengono animali da destra, sinistra, sopra, sotto, da allevamenti, commercianti e quant'altro. Dunque non possiamo tenere sotto controllo la situazione e come nei casi umani i virus, il Covid e così si diffondono nei luoghi affollati, da cui poi vengono portati nella varia abitazione, la stessa cosa vale per i pappagalli. Anche i negozi e i grossi commercianti possono essere pericolosi in quanto commerciano animali e non hanno il tempo di verificarne lo stato di salute. Tanti animali apparentemente non manifestano le malattie in quanto sono portatori sani, per cui un animale che apparentemente sembra sano potrebbe essere portatore di alcune malattie. Dunque, i commercianti che hanno un ricambio veloce di vendita e scambio animali non possono permettersi, neanche a livello economico e neanche a livello tempistico, di fare dei controlli e delle analisi da veterinario. Dunque, dobbiamo essere molto cauti quando frequentiamo e visitiamo negozi dove ci sono altri uccelli, volatili, pappagalli in generale, e allevamenti e soprattutto le fiere. Come possiamo fare per non portare nella nostra casa, nel nostro allevamento, delle malattie? Allora, innanzitutto io consiglio sempre di andare con degli indumenti che possiamo gettare, come una tuta vecchia, delle scarpe rotte vecchie, che eventualmente a casa possiamo gettare perché non hanno alcun valore. In ogni caso è importante disinfettare mani, piedi e tutto ciò che può entrare a contatto con la nostra voliera, le nostre voliere, i nostri locali di allevamento, con un disinfettante professionale che dopo vi farò vedere. È necessario disinfettare non soltanto la nostra persona che ha visitato quell'allevamento, quella fiera, in quanto camminando, toccando potremmo portare delle infezioni, ma tutto ciò che è stato introdotto. Se per esempio abbiamo portato dei trasportini o abbiamo comprato delle confezioni di mangime o qualsiasi altra cosa in una fiera o un locale dove è stato frequentato da molti pappagalli di dubbia provenienza e di dubbio stato di salute. Dunque disinfetteremo gabbie, trasportini, tutto ciò che ha avuto contatto con l'ambiente ipoteticamente contaminato. Ora vi farò vedere in che modo io disinfetto e con quale prodotto. Questo è il Virkon. Il Virkon è un disinfettante professionale ad uso ospedaliero veterinario che uccide tutti i tipi di batteri. Perché dovete sapere che alcuni batteri, alcuni virus, non muoiono semplicemente con l'alcol, ci vuole qualcosa di molto più forte. Vi faccio un esempio: la PBFD, che è la malattia più pericolosa per i pappagalli in quanto è l'unica che non è curabile, può annidarsi in un locale o su una superficie e permanere per molto tempo, a volte anche un anno o più. Dunque, se disinfettiamo con un normale disinfettante, questo virus non morirà e saremo ancora in pericolo di diffusione di questa malattia. Per questo è importante usare un prodotto professionale che stermini e uccida la malattia. Come si procede per disinfettare? Innanzitutto abbiamo bisogno di una bilancia di precisione del nostro disinfettante, di una ciotola che metteremo sulla bilancia. Facciamo prima la tara, perfetto, zero, e uno spruzzino per diluire il prodotto. Prendiamo il nostro disinfettante, con il misurino metteremo 5 grammi di prodotto all'interno della ciotola. Perfetto. E dopodiché andremo a diluirlo nello spruzzino. Lo chiudiamo, avvitiamo.
siamo pronti per disinfettare i nostri locali di allevamento, le nostre scarpe, le gabbie o i trasportini o tutto ciò che abbiamo portato da una fiera, un allevamento, un negozio di cui sospettiamo che possa aver avuto un contatto e dobbiamo uccidere la malattia. In commercio ci sono anche altri disinfettanti professionali. Io vi chiedo di consultare il vostro veterinario per eventualmente altri prodotti. Io uso questo perché da anni lo conosco ed è una garanzia. Come utilizzarlo? Va semplicemente spruzzato sulle superfici e lasciato asciugare. Non serve rimuoverlo, non è tossico o dannoso, potete lavarvi anche le mani. Ovviamente non mettetelo negli occhi perché brucia. Non è pericoloso per i vostri pappagalli, perché una volta asciugato, evaporato, ha disinfettato e fatto il suo effetto e non ha alcuna possibilità di far male ai nostri pappagalli. Spero che questo video vi sia stato utile e mi raccomando, state sempre molto attenti a disinfettare quando entrate nel vostro allevamento, nella vostra casa, dopo che siete stati a contatto con altri pappagalli. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto tutti quanti. Ciao!